vediamo che cosa c'è lì. Guarda chi c'è lì! Saturno! Ehi, è la bella addormentata! Hai sognato qualcosa di interessante, BB? Beh, no, non mi ricordo che cosa ho sognato. Oh, poverino. Lo sapevi che Friedrich Kekulé scoprì la struttura esagonale della molecola di benzene grazie a un sogno? Beh, no, ma... E che Robert Louis Stevenson concepì Jekyll e Hyde mentre dormiva. È molto interessante, ma... Che mai, ma? Dai, smettila di contraddirmi e parlami di te. A che cosa stai lavorando? Lo sapevo che avresti trovato interessante il mini sub. Non si vede tutti i giorni un esemplare di techno arte come questo. E poi ha avuto un gran successo all'ultimo festival di Burning Man, l'appuntamento più importante del paese per l'arte avanzata. Che cos'è il festival di Burning Man? Beh, insomma, è incredibile, BB. Che cos'è esattamente il mini sub? È un veicolo mutante di ultimissima generazione, particolarmente indicato per accompagnare esplorazioni subacquee. Vedrai, quando ti ingressi che scenderà all'Orion, gli illuminerà il campo visivo e contemporaneamente invierà le immagini al posto di comando dello yacht perché possiamo agire in caso di pericolo. È rotto? No, ma prima lo stavo provando nel serbatoio di simulazione della stiva. È sembrato che potrei migliorargli la funzione dell'onda sinusoidale perché si muova più agilmente. E poi stavo pensando che se ci piazzo qualche elettromagnete potrei riciclarlo per praticare lo sci subacqueo. Molto interessante, ma parliamo di qualcos'altro. Come vuoi, bebè. Per caso hai visto Joshua ultimamente? Se n'è andato un minuto fa lasciandomi a bocca aperta per la sua vastissima cultura. Joshua, che cosa ha detto? Ho fame. Le stesse precise parole che pronunciò Mike Tragaldabas Orchard nel 1935, subito prima di dimostrare sulla propria pelle che l'ingestione in serie di ferri da cavallo cromati è letale per l'essere umano. E a proposito della trantonite che stiamo cercando? Il tuo amico Joshua me ne ha parlato. Ho una voglia di darle un'occhiata. Joshua non mi ha ancora spiegato niente sulla trantonite. No? Dice che libera tanti neutrini come un sole o anche di più. Dunque, non so se sai che i neutrini sono particelle quasi senza massa, che possono attraversare qualunque corpo solido senza cambiare direzione. Sì, certo, ho studiato fisica all'università. Ricordo che si creavano con la disintegrazione beta e... è proprio un peccato che si possano vedere solo con un rivelatore di neutrini, perché altrimenti... Stai pensando quello che sto pensando io? Anche tu credi che il mega ventilatore frullatore funzionerà meglio se gli metto dei seghetti nelle pale? No. Se fossimo capaci di costruire un rivelatore di neutrini, potremmo scoprire dov'è la trantonite, non è vero? Ehi, questo non mi era venuto in mente! Ma proprio ieri ho letto un articolo sui rivelatori di neutrini nel Brico Science Illustrated di questo mese. Bisogna riempire di acqua dolce un serbatoio di vetro, collocare fotomoltiplicatori e... Aspetta, ci guardo. Potenziamenti dei rivelatori di neutrini ultraenergetici da pagina 31 alla 34. 28, 30... Merda! Mancano le pagine centrali, proprio dove dovrebbe essere l'articolo! È stata la piccoletta francese. Come? Sì, quella che è venuta qui con Dean Gressick. Quella poverina si annoiava tanto che le ho prestato la rivista. Sembra tanto carina. Mi ha rubato proprio l'articolo che ci serve. Non preoccuparti, cercherò di recuperarlo. Speriamo. E prova anche a trovare una soluzione per il serbatoio di acqua dolce. Per quel che riguarda i fotomoltiplicatori, li abbiamo già! I sensori del casco telepatico! Joshua mi ha detto che aumentano la massa del neutrino e la trasformano in fotoni. Quindi deve funzionare! L'unico problema è che adesso il casco ce l'ha quel babbeo di Rutger. E di sicuro non vorrà dartelo. Già che vai lì, digli da parte mia che ha una tale faccia tosta che nel casco non ci starebbe neanche. Se il pianeta è Trantor, non si dovrebbe chiamare Trantorite invece di Trantonite? Tu ti annoi molto, vero? Mi dispiace, ma direi che non avremo tempo per analizzare la pietra. È proprio un peccato.
perché credo che sarebbe perfetta per completare la mia bottiglia a due bocche. Per tornare alla cosa di prima, è per il casco che ti ho regalato. Sì, lo so che l'avevi regalato a me, ma ora appartiene a quello stupido giamaicano. Perché Rutger ha il casco? Perché è un babbeo, ecco perché. E comunque ne ho progettato uno migliore. Il casco parrucchiere. Sarà l'unico che non ti spettina quando te lo togli. Anzi, il contrario, perché avrà un sistema interno di parrucchieria avanzata. Ti laverà la testa, ti taglierà i capelli, potrà farti la permanente. Sto addirittura pensando di aggiungergli delle braccia che facciano la manicure. Rutger morirà d'invidia. Lo sai che il casco non funziona più? Sì, me lo ha detto Sushi qualche giorno fa. Ho pensato subito che fosse colpa di quel babbeo. Ma Joshua mi ha spiegato che in realtà è un casco telepatico che serve per comunicare con quei trantoriani. E che adesso, visto che non hanno la loro pietra, la linea si è interrotta. Lasciamo perdere il casco per il momento. Sì, baby, è meglio parlare di argomenti meno spiacevoli. Vado a vedere che cosa riesco a fare di là, Saturno. Va bene, baby, ci vediamo poi. D'accordo, Saturno. Ehi, aspetta! Visto che nella stiva c'è un serbatoio di vetro, possiamo costruire lì il rivelatore di neutrini. Adesso contiene acqua salata, quindi dovrai svuotarlo e preparare tutto l'armamentario per poterlo riempire di acqua dolce. Non sarà difficile, perché tutta l'acqua che scorre nelle tubature dello yacht è dolce. Ma te l'ho detto! Appena hai preparato il serbatoio, recuperato il casco telepatico e l'articolo, mi avvisi e mi metto al lavoro. Rappresenta Nettuno, il dio romano del mare. È fatta di bronzo, deve pesare un quintale. Ma sembra che il tridente sia staccato. Bene, forza, in tasca. Spero che non mi infilzi o dovrò iniziare a camminare alla John Wayne. Direi che Saturno lo usa per buttar giù le sue idee e i suoi progetti. Sì, lo dirò a Saturno. Mi presti il blocco, Saturno? Quel blocco è sacro, Bibi! L'ho riempito di idee e progetti, quindi costituisce la mia memoria artistica scientifica e non posso rischiare di perderlo. Mi dispiace, Bibi, ma non posso prestartelo. Piena di matite, liro e pennarelli. Chiedere per chiedere, preferisco quel pennarello spesso. Saturno, mi presti un pennarello? Certo, Bibi, prendilo. Un pennarello non si rifiuta a nessuno. Credo di averne già avuto uno. Quello che non ricordo è quando. Dietro quella di cristallo ce n'è un'altra. Una di quelle che si chiudono ermeticamente per bloccare l'acqua se penetra nella nave. No, ho abbastanza esperienza con questi pannelli da sapere che azzeccare la password tirando a indovinare è praticamente impossibile. Andiamo. Senti, Sushi. Dimmi, Brian. Ho visto che c'è una porta protetta da una password. E vuoi che te la dia, vero? Allora memorizzala. 0512. 0512. Grazie, Sushi. Di niente. Vuoi altro? Parliamo di nuovo più tardi, ok? Quando vuoi, Brian. Una cosa, Rutger. Che cosa? Lo sai che cosa mi ha appena detto Saturno? Qualche coglionata delle sue, di sicuro. Dice che si toglie il cappello davanti a te e di non tenergli il muso.
Inizia a cedere o mi sta prendendo in giro? Dai, mettiamolo alla prova. Digli che la sua tecnoarte è tanto tristemente triste che non si può neanche metterla sulla tele. Ok, glielo dico subito. E adesso che cosa racconto io a Saturno? Una cosa, Saturno. Che cosa mi racconti, BB? Rutger mi ha appena detto una bella cosa su di te. Ah, sì? E che cosa ti ha detto quel babbeo con i dread? Dice che gli fa tristezza che la tua tecnoarte non sia trasmessa in TV. È questo che dice? Ah, di sicuro lo dice per ottenere qualcosa in cambio. Che si intristisca pure. Ricordagli quello che gli ho detto l'altro giorno. Perché ti piace il reggae, bisogna essere scemi come un'oca e camminare allo stesso modo. E vediamo poi se continua a fare il ruffiano. Fidati di me, glielo dirò. Vediamo come me la rigiro per dirla a Rutger. Una cosa, Rutger. Che cosa? Lo sai che cosa mi ha appena detto Saturno? Qualche coglionata delle sue, di sicuro. Dice che quando ascolta il reggae si mette ad agitare le braccia felice come un'oca selvaggia. Ma dai! Finirò col pentirmi di aver detto che al festival di Burning Man ci vanno solo coglioncelli seminudi con i capelli colorati. Beh, tu ridiglielo, così vediamo di che colore diventa. Ok, glielo dico subito. E adesso che cosa racconto io a Saturno? Una cosa, Saturno. Che cosa mi racconti, BB? Rutger mi ha appena detto una bella cosa su di te. Ah, sì? E che cosa ti ha detto quel babbeo con i dread? Dice che si sente un coglioncello per non averti accompagnato al festival di Burning Man. Ah, adesso lo capisce. Guarda, forse entro qualche giorno mi sentirò io un babbeo per aver detto questo. La squadra di Bob della Giamaica non vincerebbe le Olimpiadi neanche da ubriaca. Diglielo, dai! Senti, il giorno che avete litigato vi siete detti molte altre cose? Non lo so, perché? No, niente, è che inizia a venirmi il complesso di Ercolino sempre in piedi, ma non preoccuparti. Una cosa, Rutger. Che cosa? Lo sai che cosa mi ha appena detto Saturno? Qualche coglionata delle sue, di sicuro. Dice che il giorno che la Giamaica vincerà qualcosa nel Bob si prenderà una sbronza olimpica. Saturno ha detto così? Ma dai! Alla fine salterà fuori che non è tanto coglioncello come sembra. Ma tutte queste cose che dice, non è che te le starai inventando tu? Io? Inventarmi le cose? Mentire? Ma Rutger, come mi conosci poco? Che roba mi tocca sentire? Tranquillo, fratello, è solo che mi suona strano che quel coglioncello... Beh, in realtà non è poi tanto male. Dai, il fratello è un buon fratello. Ma che dico? Ma sei il mio migliore amico! Su, vado a fargli un regalo di riconciliazione che lo farà flippare a colori. Il casco? No, ma prendilo tu se vuoi. Intendevo qualcosa di più personale. Aiutarlo con qualcuna delle sue invenzioni. Non lo so, mi verrà in mente qualcosa. Grazie, Rutger. Bene, un'altra cosa sistemata.
Credo che Sushi abbia detto che la password è 0512. Proverò. Ecco fatto! Ehi! Ciao, Brian. Vuoi sederti? Ci conosciamo già? Certo, ci siamo visti alla cena di ieri. Tu eri un po'... sconvolto. Beh, a dire la verità, non ricordo quasi niente di che cosa è successo ieri. Non mi ricordo nemmeno il tuo nome. Tranquillo, sono cose che capitano. Mi chiamo Camille. Piacere, Camille. È un piacere conoscerti di nuovo. Altrettanto, Brian. Sono ready, Bella! Vieni qui! Dai, mi amor, che non ho ancora pranzato. Chuck? Sono Dean Gressick e ti do il welcome all'avventura Gressick con Dean Gressick, il tuo TV show preferito da Miami al mondo intero. E sai perché? Perché io, Dean Gressick, prometto tonnellate di avventure reali e non inganno mai. E sai perché? Perché vivo tonnellate di avventure reali every day. E sai perché? Perché io, Dean Gressick, sono il più grande avventuriero del pianeta, l'unico capace di realizzare le più incredibili prodezze. E sai perché? Perché sono un... Che cojones! Watcha quello che fai, Bella. Ma se sei tu che ti dimentichi il testo? Non so proprio perché ti ho portato conmigo. Rilassati un po', Bella. Sono sicuro che ora te la caverai meglio. Ehi, Camille, non sapevo che... Senti, Chico, non disturbare la mamita, che sta lavorando. Tu sei Dean, vero? Indovinato. Sono Dean Gressick! In carne e ossa. Ma non sentirti intimidito. Parla pure normalmente, come se fossi mio brother. D'accordo, Dean. Io sono Brian. Il muchacho che mi ha messo sulla pista dell'Orion. Sì, beh... Sei un grande, proprio grande, Chico. Nonostante la tua mancanza di esperienza e tecnica, è proprio una bella pista. Ma ora si è conclusa la tua parte, brother. Scenderò io sul bottom del mare per recuperare la roccia meravigliosa. Perché io sono il più grande avventuriero che tu abbia never ever conosciuto. Dean Gressick! La soluzione a tutti i tuoi troubles. Grazie, ma vorrei concludere questa faccenda io stesso. Prendi la sua, brother mio. Il coraggio è una grande qualità nell'avventuriero principiante, ma non devi saltare sull'autobus quando è in movimento. Comunque, wait un momentino, perché ti farò un enorme regalo. Per tutta la giornata risponderò gratis alle tue questions, mettendo a tua disposizione tutta la sapienza del metodo di avventura Gressick. Approfitta di questa colissima offerta e chiedi, Chico. Che cos'è il metodo di avventura Gressick? Ma in che mondo vivi, cieco? È l'incredibile sistema di apprendimento per avventurieri e cacciatori di tesori brevettato da... Dean Gressick! Le cui stracariche pagine contengono più di 12 anni di esperienze, emozioni e trionfi. E ora può essere tuo all'incredibile prezzo di $39.99. Chico, compralo immediatamente e avrai in regalo un ritratto originale di Dean Gressick, firmato da Dean Gressick in persona. Non ti pare di essere un po' ingiusto con Camille? Camille? Quale Camille? Sono io, Camille! Zittina, mami, che sto facendo conversazione con mio amico. Seriamente, voglio scendere io al galeone affondato. Suave, brother mio. Credi che mi immergerei io fino all'Orion se non fossi il migliore? Ma tu watchami, impara da me e dopo un certo tempo potrai iniziare a fare l'avventuriero. Continua pure a registrare, me ne sto andando. Sì, smettiamola con la conversadera, o dovrò fare gli straordinari. Sembra che non le abbiano usate molte volte. Sì, lo prenderò. Le cose del genere sono sempre utili, non fosse altro che per fare lo scemo.
Ne ho già uno, ma beh, ne prenderò un altro. Guarda che bello, ne ho due uguali. Se finora due non mi sono serviti a niente, non credo che tre mi risolveranno la vita. E azione! Sono Dean Gressick e ti do un welcome all'avventura Gressick con Dean Gressick! Il tuo TV show preferito da Miami al mondo intero. E sai perché? Perché io, Dean Gressick, prometto tonnellate di avventure reali!